Ragazzi, allora, sono al lavoro, come vedete nel titolo ho messo, aspettate qua, ok, ho messo il punto interrogativo perché giustamente non lo sappiamo, ma voci danno le quotazioni di Ronaldo verso la Juve molto in rialzo e chiaramente dobbiamo aspettare perché finché non ci sono comunicati ufficiali. Aspettate sempre tutto, ragazzi, vorrei soffermarmi su farvi capire una cosa io. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, cioè ho letto amici interisti, milanisti, romanisti, napoletani che ma noi dell'Inter abbiamo preso Ronaldo dal Barcellona. Noi milanisti abbiamo preso Gullit van Basten. Noi napoletani abbiamo preso Maradona, sì, è vero, ma questa trattativa qua a tutte quelle gli mangia sopra, a tutte quelle che state elencando, gli mangia sopra, non tanto per il valore di Cristiano Ronaldo come giocatore, che secondo me è indiscutibile e molti già lo danno come il miglior giocatore della storia, e io dico la verità, non faccio mai paragoni tra ere calcistiche, per cui non mi presto mai a questi giochini, sicuramente è uno dei più forti. È più forte attualmente, quindi non faccio mai paragone. Era più forte Maradona, era più forte Ronaldo. La cosa però che si può dire è che perché dico che mangia sopra tutte le altre? Per una questione economica. Perché Ronaldo è un'azienda, non è un calciatore. Cioè, questo è il fatto. Per quello che dico che questa trattativa mangerebbe sopra tutte le altre. Cioè, la Juve ci guadagnerebbe come fatturato, come tutto. Allora prendevi Maradona, prendevi Van Basten, prendevi Zidane, prendevi Nedved, sicuramente. Però erano tutte operazioni. Sì, ok, va bene, l'hai preso, bravo, bravo. Però nessuna di queste erano a livelli di Cristiano Ronaldo come marketing. Cioè, qua marketing è impressionante di Cristiano Ronaldo come marketing. Cioè, Cristiano Ronaldo farebbe fare il salto di qualità nel fatturato della Juve in maniera indescrivibile. Quindi attenzione, quindi per quello. Poi, ripeto, sono ancora adesso voci. Io ancora non parlo di ufficialità, non parlo di cose fatte, perché io parlo di cose fatte solo quando sono effettivamente fatte. Però è chiaro che le voci aumentano. La fiducia aumenta, chiaro che c'è sempre la paura che questo sogno che si è creato svanisca. Sarebbe una beffa, inutile negarlo. Speriamo, insomma, di non rimanere bruciati da questa cosa. Quello che possiamo dire, ripeto, sarebbe l'operazione del secolo. È in corso in questo momento il vertice tra Marotta, Allegri e Paratici. Non so che cazzarola si stanno dicendo. Ieri sera c'è stato l'incontro dove Mendes ha confermato a Peres che andrà via da Madrid. A questo punto incrociamo le dita e basta. Speriamo e basta, perché a questo punto dipende molto dalla Juve, dipende quasi tutto dalla Juve, visto che il giocatore, come sembra che abbia dato la disponibilità ad arrivare a Torino. A questo punto dobbiamo solo aspettare e vedere come si evolve. Quindi attenzione, rimaniamo con le antenne ben dritte. E speriamo. Ok? Chiudo qua il video, un video veloce che era giustamente per parlare un po' di questa cosa, perché oggettivamente sarebbe il colpo del secolo. Io ragazzi, volevo solo dirvi un'altra cosa, se siete anti-juventini e state pregando che Cristiano Ronaldo non vada alla Juve, secondo me sbagliate. Primo, perché comunque la Juve con Ronaldo o senza Ronaldo il campionato molto probabilmente lo rivincerà anche l'anno prossimo, perché è la più forte. Ma senza Ronaldo ci rimettete anche voi, perché con Ronaldo farebbe più soldi tutta la Serie A. Quindi secondo me dovreste sperare tutti che Ronaldo vada alla Juve, per il bene di tutto il calcio italiano. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao ragazzi!